Palazzo Bovara, Milano. Una 3 giorni dedicata al cioccolato, degustazioni e masterclass esclusive. In compagnia di Monica Meschini, lei è food and beverage expert e oggi in veste di chocolate tester. Esatto, diciamo che è la mia prima attività, l'80% della mia professione è appunto basata sul cacao e il cioccolato, poi viene il tè, poi viene l'acqua e tutto il resto food and beverage. E il cacao a cioccolato ovviamente non poteva mancare, questo è il tema, amore e cioccolato. E allora cara Monica, qui abbiamo diversi tipi di cioccolato. Allora, prima di tutto vorrei dire a tutti, ricordatevi una cosa, il cioccolato se non ha inclusioni, cioè se non è alle nocciole, se non ha dentro pezzi di cacao o qualsiasi altro tipo di inclusione, va sciolto e non masticato. Seguiamo questa regola, lo so che l'impatto è lo mastico perché è una cosa che devo mangiare, ma la differenza tra il mangiarlo masticandolo e lo sciogliere vuol dire percepire le sensazioni aromatiche che si sono sviluppate da un buon cacao a livello genetico e che poi sono state ben processate con una buona fermentazione e con una buona tostatura. Cioccolato e anche solidarietà. Oggi qua con noi gli amici della Fondazione Umberto Veronesi. Essere qua con Davide Comaschi, lui è un campione mondiale della pasticceria, nonché una delle menti ideatrici di Chocolove. Ciao Davide. Ciao a tutti, buona giornata, buona serata. Com'è? Come va allora quest'anno, questi 3 giorni? Come sta andando? Ma diciamo che questa è l'anteprima di un grande evento che partirà dall'anno prossimo e non ci aspettavamo questa risposta, quindi siamo veramente contenti che la gente abbia tutto questo interesse per il cioccolato e una città come Milano non poteva che essere veramente la location ideale per rappresentare proprio quello che sarà la cultura del cioccolato. Allora, intanto una curiosità, come si fa a diventare campioni del mondo? Ma campioni del mondo si diventa con sicuramente tanta determinazione, tanta passione e la voglia veramente di arrivare a portare in alto quello che è l'italianità. L'ultima cosa, un consiglio, come facciamo a scegliere un cioccolato di qualità? Un cioccolato di qualità va scelto degustandolo, ovviamente dall'etichetta che cosa si può capire? Se il primo ingrediente è pasta di cacao, massa di cacao, sappiamo che comunque già quello è un buon indicatore, se troviamo come primo ingrediente lo zucchero capisci che non è un cioccolato di altissima qualità. Questo non vuol dire che dall'etichetta è buono o non è buono, comunque va degustato e quello che si sta facendo con questo evento è proprio anche insegnare a degustare il cioccolato, a riconoscere un cioccolato di qualità, sia nelle degustazioni pulite, quindi solo del cioccolato a tavoletta da degustazione, ma anche all'interno di preparazioni come per esempio le ultime 2 masterclass che ci sono state, dove hanno fatto un piccolo pasticceria mignon piuttosto che una torta, un dolce che stanno facendo proprio in questo momento. Ringraziando Davide per averci concesso qualche minuto del suo tempo, del suo prezioso tempo, e con questo consiglio avete capito cosa dovete fare per scegliere il miglior cioccolato. Cosa dirti? Grazie. Il cioccolato si mangia, si degusta, ma non solo. Con Silvio Boselli si dipinge. E con i 10 piatti finalisti della Kermesse, da Milano è tutto, Andrea Evans per TG Evans.